Ciao Fei, come va? Si sente un po' di estate nell'umidicio di Hong Kong? Anche qui a Prato il caldo non manca. Come vanno gli studi? I nostri genitori direbbero: guarda Fei, lui sì che studia invece di andare a giro per il mondo. Però anche qui lo studio non manca. È tutto molto stancante e a volte faccio fatica a capire di che cosa parlano i professori. Piano piano sto imparando molto della cultura della Toscana. Non potrei in realtà dire la stessa cosa rispetto alla conoscenza dei miei colleghi sulla cultura della Cina e dei cinesi. Sono tutti un po' ignoranti, ma immagino che sia un problema di cultura generale. Molte incomprensioni nascono a tavola. Guarda un po'. Vai. Che cos'è questa? Carpaccio. Va, un assaggio. È la nostra cena questa? Sì. Non devi cucinare? No, non si cucina il carpaccio, si mangia crudo. Ma io non ho mai mangiato una carne così cruda. Che schifo. Com'è che schifo? Parla quello che mangia barboncini. Appunto. Ma che barboncini? Io non ho mai mangiato. Magari tu l'hai sentito gli altri mangiano. Certo. Però io non ho mai mangiato. Vabbè, ti mangi d'alma però. Assaggia il carpaccino, vai. Gli ho spiegato mille volte che io non mangio carne di cane e che per i cinesi è una scelta personale, che peraltro sta anche scomparendo. Loro però mangiano davvero carne cruda, come prosciutto e salame, o anche formaggi ammuffiti, come il famoso gorgonzola. Quindi mangiate sempre questo cibo così? Sì, a volte. Non ti piace? No, vi sembra sano questo? Loro mangiano bene. Eh? Sì, mangiamo bene. Talmente bene siete tutti immortali. Se vai all'anagrafe è pieno di centenario. Sono immortali, degli Highlander. All'inizio non riuscivo a capire questo tipo di battuta, ma qui si dice che mettiamo i nonetti nei container frigorifero per passare i loro documenti a degli altri. Ma che vuoi farci? In qualche modo gli occidentali sono veramente come li vedi in TV o al cinema. Loro amano sparare di tutto e di tutti. All'università le chiacchiere e i commenti sulla gente sono un vero e proprio passatempo. E spesso le discussioni riguardano questioni di abbigliamento. Una bellina bella. Certo, con quei tacchi, quei capelli, il vestitino, non vi dovete lasciare ingannare da queste cose. Guarda quella lì. A me pure quella va bene. Se la conosci. No. Alcune ragazze sembrano uscite da una boutique, altre invece dal mercatino delle pulci. La cosa strana è che probabilmente anche queste hanno speso un sacco di soldi per un modo di vestire che chiamano vintage. In realtà tutti qui possono permettersi vestiti firmati e non c'è quel grande divario sociale che c'è in Cina. E poi tutti si vogliono vestire bene, grassi e magri che siano. Estraniocchi in Oriente significa 1. Avere la pelle bianco latte, 2. Essere magre. Le studentesse cinesi della Polimoda si riconoscono per questi due motivi. Inoltre si portano un sacco di vestiti dalla Cina, perché dicono che lo stile occidentale è poco kawaii, poco carino. Impari velocemente a distinguere noi studenti dai ragazzi della comunità cinese di via Pistoiese, che qui chiamano Chinatown, dai vestiti ma anche dallo sguardo. Il nostro sguardo è più curioso, loro invece sembrano spenti. Lavorano moltissimo, specialmente nelle ditte di confezione o nei negozi di famiglia. Buongiorno, vorrei sapere se avete stampa a colore? Sì. Anche su cartoncino? Anche. Che prezzo sono? Tutto scritto qui. Ok, allora io vorrei stampare questo. Ogni tanto provo a parlare con qualcuno di loro, però è difficile approfondire il discorso. Sembrano quasi senza interessi e poi parlano soltanto il loro dialetto. Ok, grazie. Ah sì, una domanda. Ci sono dei bar o pub in questa zona? No, non lo so, io ne esco. Però un po' li capisco. Non hanno scelto loro di emigrare o di nascere qui. Sono veramente delle banane fuori d'acqua. Sono asiatici, ma allo stesso tempo sono anche occidentali. Noi siamo venuti qui a studiare, ma molti di quelli che sono già qui non riescono neanche a finire le superiori. Sembra che il lavoro sia il loro unico interesse e per questo si concedono poche distrazioni. Uno dei pochi momenti di festeggiamento collettivo rimane il Capodanno cinese, che però vissuto da questa parte è veramente strano. Tu invece cerca di venire a trovarmi, così mi dici cosa ne pensi di questo strano paese. Che poi magari torni a casa e racconti che anche tuo fratello è diventato strano e passa le ore sulla chat cinese di QQ. A presto, Wang.